penne arruffate. Ciao a tutti, benvenuti a questo special di Penne Arruffate con parte della nostra redazione. Vogliamo parlare di quello che è stato il 2021 e di quello che ci aspetta nel 2022. Sarà una puntata pazzesca, chissà che cosa succederà, ne vedremo delle belle, chissà se il computer e la rete ci sarà amica oppure no. E quindi volevo dirvi ciao a tutti, buon 2022, ciao ragazzi! Qua potete salutare. Ciao. Saluti e baci, più saluti che baci. Ecco, Eugenio ha tolto la barba per motivi tutti suoi che non ci vuole dire, naturalmente. Lo saprete mai. Pazienza. Abbiamo solo parte della redazione, ma è la parte che poteva stasera. Molti hanno il Covid, ma qualcuno parteciperà forse lo stesso. Insomma, vedremo. Cos'è che volevo dire? Non mi ricordo più. Facciamo questa cosa. Grazie Andrea. Ecco, mi hanno incaricato di moderare questa cosa. Lauro è in vacanza e non può connettersi. Abbiamo altre persone che avrebbero voluto connettersi, come la Polly, come insomma. Però, oh, raga, ci vi siete accontentati, ok? Allora, Deborah, ti chiedo di che cosa parliamo questa sera. Questa sera facciamo un piccolo riassuntino, diciamo, di come è andato il nostro anno, quindi letture, propositi, quello che abbiamo fatto nella scrittura. È bello perché siamo tutti vari, in vari punti del percorso, chi comincia, chi è già un pezzo avanti, chi è in mezzo, quindi sarà un po' un quadro molto ampio. Giusto, ottimo, brava. Giusto? Giustissimo. No? Ok. Molto bravo. Ho chiesto a te perché sapevo che andavo sul sicuro, se lo chiedevo a Davide andava tutto in vacca. Facciamo un esperimento. Davide, ma tu lo sai cosa facciamo questa sera? L'ho appreso 5 minuti prima di che partisse la trasmissione. Non è l'emozione della sensazione, sono un po' macchettista, sono, capito? È molto bello essere qua in tanti, tra l'altro, è tutta un'altra cosa rispetto al solito. Ok, allora ragazzi, adesso io vi faccio delle domande e voi mi rispondete, vi chiamo, guardo in qua perché devo guardare il monitor, mi capirete. Allora, facciamo così, io adesso vi chiedo, ok, qual è stato il libro più bello che avete letto nel 2000, non scritto, letto nel 2021, ok? Siete tutti pronti? Se qualcuno deve dire qualcosa alza la mano, come si fa a scuola, e io sono la maestra. Debola, la maestra sono io. Io sono professoressa, non maestra. Vedi, mi hai già sminuito, lo sapevo. Che sarebbe andata così. Allora, il libro più bello letto nel 2021, Matteo. Allora, nel 2021 io ho scoperto un grande autore, che è un autore delle mie parti, è Tullio Avoledo, ma non vi parlerò di lui questa sera. Perché non è il più bello. Non è il più bel libro che ho letto l'anno scorso, ma è questo. È Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut. È un libro che mi ha devastato, mi è interessato moltissimo anche perché studiando narratologia non ci ho trovato nessuno dei meccanismi che studiamo, quindi non c'è arco, il personaggio principale è totalmente passivo, la scrittura è di un narratore onnisciente pesantissimo, addirittura il narratore onnisciente, cioè l'autore stesso, compare nel libro come comparsa e racconta quello che vede con i suoi occhi come fosse un personaggio dietro le quinte, quindi è, diciamo, una delle forme più invasive da parte del narratore e autore quando si trova, ad esempio, anche peggio di Manzoni, se vogliamo. Eppure è un libro bellissimo. Ha come sottofondo un meccanismo interessantissimo, la seconda guerra mondiale, il bombardamento di Dresda. Matteo, scusa, io ti sento a scattini, sali scendi, ti sento molto male, però si è capito quello che hai detto fin qui,
ti faccio una domanda perché ce l'ho sulla punta della lingua e vediamo, non lo so se il problema è della connessione, tu fa lo stesso. La mia domanda è, ma secondo te questo è un genio che ha trasceso le regole o le regole non valgono un cazzo? Questo secondo me è un genio che è andato oltre le regole, le conosceva e le ha applicate a modo suo, ma indole semplicemente, non creando un arco, ma creando addirittura un intreccio temporale con ricordi e visioni. È un incasinatissimo, ma per questo è stupendo. Ok, figo, interessante, interessante. Bisogna vedere anche se... Scusa, no, vai. È una... anche per questo, da questo punto di vista. Mi ridici il titolo per piacere, l'autore, che così me lo segno. Mattatoio numero 5. Sono sicuro di pronunciarlo malissimo. Ma è un tedesco. È un tedesco, scusami. È tedesco. Era americano, di origine tedesca, credo. Perché sai qual è il problema? Sai qual è la perché te lo chiedo, perché è tedesco, non perché sono razzista, ci mancherebbe, perché io so il tedesco abbastanza bene, essendo alto tesino, non so se voi lo sapevate. Però no, la cosa che vi chiedo io è perché i tedeschi per grammaticalmente mettono il verbo in fondo, no? Che è una cosa sbagliatissima in narrativa, cioè è una cosa che non puoi fare, e quindi mi chiedo come fanno cazzo i tedeschi a scrivere. Però vabbè, fa lo stesso. Ma pensare, magari è interessante. Probabilmente hanno qualche il verbo in fondo, capite? Vabbè, fa lo stesso. Benissimo, grazie Matteo. Allora faccio la stessa domanda. Il libro più bello letto nel 2021, Maurizio Ferrero. Ma allora, in realtà io un libro preferito non ce l'ho, anche perché secondo me, arrivati a un certo livello, nel senso, certi libri che toccano le tue corde sono molto belli, diventano imparagonabili. Quindi a me risulta particolarmente difficile dire questo libro è più questo libro molto bello è più bello di quest'altro libro molto bello. Quindi in realtà io ho una mia top 10 dell'anno più o meno, e di queste ne ho portato solamente uno, che è L'uomo immaginario di Al Ewing, che avrò pronunciato malissimo anche in questo caso. Beh, Al Ewing io l'avrei letto così. Al su due lettere. Al sarà Al, Ewing sarà Ewing probabilmente, ma... Non e perché allora hai detto Ewing, scusa, se pensi che sia Ewing? Perché è più bello fare le cose in maniera russa. Sei ben un autore particolare tu, sei un po' strano, Ok, allora. Che cos'è questo libro? Allora, è un romanzo, io lo definirei di fantascienza, però non è che ne sia grandemente sicuro. Parla di una Hollywood, più o meno i giorni nostri, potrebbe essere intorno all'anno 2010, in cui però si è scoperta una tecnologia in grado di tradurre le sceneggiature cinematografiche in cloni. Ovvero, gli autori, gli sceneggiatori, scrivono delle sceneggiature cinematografiche in cui un personaggio viene... protagonista viene scritto in un determinato modo, la casa produttrice compra la sceneggiatura e fa clonare il protagonista di quella sceneggiatura. Fico! Come se fosse effettivamente lui. Il personaggio... Intanto abbiamo perso Davide. È una cosa che succede. Vabbè, pazienza. Tornerà. Scusa Maurizio, vai avanti. Dicevo, il personaggio clonato, o meglio tradotto per utilizzare i termini del libro, dalla sceneggiatura, ha esattamente le caratteristiche di quel personaggio, crede di essere quel personaggio, ha la vita di quel personaggio e viene utilizzato per produrre dei film. Dove lui recita se stesso, sostanzialmente. Dove lui recita fondamentalmente se stesso. Un Truman Show all'ennesima potenza. Possiamo dire di sì, in questo modo, in questa Hollywood alternativa, ci sono almeno una trentina di versioni di Sherlock Holmes che credono veramente di essere Sherlock Holmes, ma magari c'è lo Sherlock Holmes classico, c'è lo Sherlock Holmes d'azione, c'è lo Sherlock Holmes moderno, ce ne sono diversi tipi. I divi creati in questo modo vengono scritturati per questo film, hanno la loro bella fama, il loro bel giro di fama, quando a un certo punto i loro film non vengono più, si mescolano alla normale popolazione umana Hollywood. E questo crea dei problemi, perché quelli che vengono chiamati appunto gli uomini immaginari, le persone immaginarie, nel momento in cui si scopre che sono immaginari, vengono trattati quasi da cittadini di serie B.
Certo. Secondo me è il classico esempio di come la letteratura di fantascienza può essere utilizzata come metafora per dei problemi sociali odierni. Perché per quanto parta da un'idea fantasiosa, questa idea può essere interpretata in maniere che conosciamo molto bene. Certo, assolutamente. Ma e quindi il punto di vista, il protagonista è un uomo immaginario, è un personaggio? No, il protagonista è uno sceneggiatore che sta tentando di piazzare la sceneggiatura del proprio film, di farla tradurre, e che ha come migliore amico questo uomo immaginario che è praticamente una versione cheap di Batman. Figo, è carino, interessante, sembra proprio studiato bene. L'idea è molto figa, il libro non è esente da difetti perché è una cosa che piacerebbe molto a te Luca, perché le prime 20-25 pagine sono info dump totale. Allora mi sa che non lo leggerei proprio. Dopodiché il libro parte in grana e a questo punto prende la sua via. Guarda, io sono molto molto indispettito su con questa cosa, cioè io sono un pessimo lettore, lo dico sempre, perché per me se non mi acchiappi all'inizio basta, è finito. Io non so, se 25 pagine fa schifo io non so se vado avanti, porca miseria. Non è che fa schifo, dici è infodump, cioè tu ti stai leggendo l'ambientazione, come funziona questo mondo, e poi parte la storia dopo 25 pagine. Sì, potrebbe essere un opuscolo allegato. Per me che sono abituato a leggermi i manuali di giochi di ruolo solo di ambientazione, è accettabile. Sì, ho probabilmente capito. Dal punto di vista del lettore no. Vedremo, chissà, magari un giorno gli darò un'occasione e lo abbandonerò come tutti gli altri. Va bene, grazie Maurizio, interessantissimo. Oh ragazzi, è difficile battere questi, eh? Non so se li battete, vediamo a chi chiamo adesso. È una gara? Sai cosa c'è? Sì, per forza una gara, scusa. Vuoi che non sia una gara? Cioè, vi scusi che sta facendo una faccia bruttissima, quindi chiamerò lui. Andrea, il tuo miglior libro del 2021. E complimenti per la barba. Mi si era bloccato. Anche due. Mi si era bloccata l'immagine, non era la faccia cattiva, è che ero rimasto. No, era la tua faccia normale, fidati. Sì, okay. E intanto Davide è andato di nuovo a fare la pipì, chi lo sa, sparito di nuovo, vabbè, pazienza, vai, scusami. Allora, se devo scegliere un titolo unico che mi ha sconvolto il 2021, agganciandomi un po' alla premessa che faceva Maurizio, che ovviamente non è che c'è una cosa che in assoluto è migliore di tutto il resto, però per come mi ha risuonato con anche un po' con le sensazioni, il mood dell'anno, io scelgo, ne ho già parlato in altre occasioni, ma ne continuerò a parlare fino alla fine dei tempi, Malefactor di Robert Repino, che è uscito, non esiste in italiano ancora, ma io lo farò arrivare in qualche modo. Non ne parlo facilmente perché è il terzo di una trilogia, quindi dovrei fare tutto il contesto, però sostanzialmente è una storia in cui che il primo romanzo parte da una guerra tra gli umani e le formiche dichiarano guerra all'umanità e per combattere questa guerra... Formiche piccoline o formiche giganti come siamo abituati dagli anni 70? No, le formiche piccoline, anche se hanno alcuni soldati formiche un po' più grossi, però okay. Soprattutto per portare avanti questa guerra diffondono un morbo che in pratica antropomorfizza gli animali, cioè gli animali diventano bipedi, intelligenti, senzienti e parlano e vengono tutti incitati alla guerra. Praticamente è come se fosse una fattoria degli animali, però molto più pulp, perché cioè, la guerra è gli animali prendono i fucili e iniziano ad uccidere. Mi fa un sacco ridere già la premessa. Esatto, la premessa dà questa idea qua di appunto una cosa un po' folle, che lo è perché hai tutti questi personaggi, il protagonista è un gatto domestico che è diventato appunto un soldato e è un eroe di guerra perché ha sterminato tutta la sua famiglia umana, però in realtà le cose poi si fanno più complesse perché nella storia non seguiamo la guerra, quando inizia la storia la guerra è già finita, gli umani hanno già perso perché non potevano vincere, e quindi noi seguiamo morte,
questo gatto, che in realtà ha il suo vero obiettivo è quello di ritrovare la cagnetta con cui lui dormiva nella cuccia quando era un gatto normale, e quindi lui ha tutta scusami, invece che Davide compare Giorgia. Ciao Giorgia, c'è Andrea che si sta raccontando il suo, uno dei suoi migliori romanzi letti nel 2021, e questo di Pokémon, praticamente. Sì, bravo, esatto, lei entra a tema, cazzarola. E quindi questo è un romanzo, come si dice, sentimentale, dove c'è questo eroe di guerra che cerca la sua amichetta. Esatto, cioè è un romanzo che ha tutta la serie, ha molto a che fare con il trauma, con il perdere le cose, riacquistarle, capire il valore delle relazioni, il modo in cui costruiamo le nostre relazioni, pur essendo un gatto e un cane. E nell'ultimo volume, in questo volume qua, le cose si complicano ancora di più, perché nonostante le formiche abbiano vinto la guerra, le cose non sono così sotto controllo. E in quest'ultimo libro c'è una costruzione di una redenzione potentissima che a me ha fatto letteralmente piangere come veramente un bimbo di 9 anni. Davvero, non sono mai stato così male per un libro, penso, da mia memoria. Però, ripeto, è una cosa che sentivo molto, sia perché ero coinvolto nella saga, sia perché sono tematiche che sento molto vicine, però mi ha effettivamente sconvolto. Mi permetto di fare anche un paio di menzioni d'onore che voglio dare per... Jemisin, il portale degli obelischi, che ho finito letteralmente l'ultimo dell'anno e che è fenomenale. Deborah approva. Mai lette, e nonostante io partissi scettico, invece mi ha dimostrato anche il secondo volume che è una saga spettacolare. E poi, se devo citare un titolo italiano per democrazia, allora faccio la marchetta e parlo di Vaccari, che è stato anche qui sul canale, e quindi sembra che siamo sempre tutti d'accordo, però urla sempre la cultura italiana migliore di quest'anno. Ok, ragazzi, state facendo delle recensioni da pelle d'oca, complimenti, cazzarola, bravi, mi viene voglia di leggere tutto quello che leggete voi. Ottimo, allora, benissimo, grazie Andrea. Allora andiamo avanti, miglior libro letto nel 2021, direi scusa, Maurizio ha alzato il dittino, vai. No, volevo solamente dire una cosa su questo libro di Rapino. Io non l'ho letto, avevo già sentito che ne avevi parlato in dei post, e se riesci a farlo tradurre in italiano io lo compro immediatamente, perché è il proprio genere di cosa che adoro, ovvero quella che traducete di base... Rapino, esatto, è proprio il genere di cosa che adoro, quella che di base ti parte come un'idea che sembra un'idea del cazzo ma ha una profondità tutta sua, cioè è proprio il genere di cose che io adoro leggere. Ma Andrea, quanto pensi che ci voglia a tradurre, se tu adesso fai bene le cose che hai promesso, visto che stai dimostrando di avere un potere eccezionale, tu dici io lo farò tradurre, benissimo, quanto ci vorrà? Quanto aspettiamo? No, non ho nessuna informazione, ma sto così continuamente parlando di questa cosa, portando avanti questa cosa, che prima che poi succederà, me lo chiede. Benissimo, allora dobbiamo leggerlo in inglese, ho capito. Ci credo. Giorgia ha alzato la manina. Io non volevo scusarmi se prima stavo ridendo, non stavo ridendo di Andrea, ma il mio ragazzo è arrivato con accendino e deodorante, mi ha sparato una fiammata sopra la testa. Ma perché? Ma no. La nuova terapia per il COVID. Esatto, diciamo la Giorgia d'Aversa. La Giorgia D'Aversa al Covid, lo diciamo perché l'ha detto anche lei nella sua ultima live, e quindi il suo ragazzo le dà fuoco, giustamente. Se era vestito da Charmander eravate perfetti. È vero, bravo. Adesso tu dovresti attaccarlo alla corrente, teoricamente. intanto è arrivato anche Davide con la sua faccia bella da festa. E benissimo, Davide continua ad andare a venire. Hai fatto la cacca, Davide? Dal vicino è andato a farla. No, mi sono messo il ginocchio davanti al modem sperando che funzioni, insomma. Bravissimo. Ho fatto una preghiera, ho detto guarda, stasera funziona. Sei un tecnocrate. Vabbè. Allora, su questa cosa io chiederei il libro migliore letto del 2021 della Deborah. Vai, l'ho fatto. Ok, allora, autore estero, io ho letto
La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo di Audrey Niffenegger. In due parole, il protagonista Henry the Tumble soffre di una malattia genetica rarissima che si chiama cronoalterazione e non riesce a rimanere ancorato al tempo presente, ma si sposta spesso avanti e indietro nel tempo. Questo what if fantascientifico viene trattato completamente, cioè con tutte le conseguenze che questo può avere nella vita di una persona normale. E l'unico punto fisso, diciamo, per citare Dante, nella vita di Harry è Claire, che lui conosce durante questi viaggi nel tempo. La conosce quando lei è ancora una bambina, quindi non può dirle che nel futuro loro avranno una storia d'amore. È una delle primissime scene, quindi non faccio bello spoiler. Bello. E insomma, ecco, fa vedere tutta la loro storia, ma non è una cosa romantica di quelle da baci perugina, anzi... scritto in prima persona dal punto di vista dei due protagonisti, alternando i punti di vista, e l'autrice scrive con un filtro profondissimo, quindi sei proprio dentro i loro pensieri, la loro angoscia. Poi i loro pensieri sono diversi, cioè Claire ha una scrittura più armoniosa, più ampia, mentre i pensieri di Harry sono pieni di angoscia pura per la situazione che lui vive, e io sono rimasta folgorata, infatti lo sto consigliando ovunque. Poi non è un libro recente, quindi sono come quella che si sveglia e dice salve, ho scoperto l'acqua calda, però bellissimo. Ah vabbè, benissimo, vi scusi, ci deve spiegare perché non l'ha citato lui, vai. L'avrà letto, no, prima. Vabbè, non l'ho citato perché l'ho letto nel 2006, però è bellissimo. Segnalare che sì sì, ma vabbè, va benissimo. Volevo segnalare che esiste anche un film di questo libro con Eric Bana, che però fa schifo. Okay. In italiano si intitola tipo Un amore all'improvviso, non lo guardate, però okay. In compenso stanno facendo una miniserie basata sempre su questo libro che è scritta da Stephen Moffat, uno degli autori storici di Doctor Who, di Sherlock, quindi insomma uno che questa materia la maneggia bene, e penso che l'anno prossimo dovrebbe arrivare. Quindi leggiamo prima il libro della serie. Beh, bravo, bravissimo. Questa sì che è una buona. Grazie Andrea. Ma ragazzi, ma che bravi che siete. Io quasi quasi licenzio Davide, licenzio anche Lauro e basta. Bravissimi. Ma non fa un cazzo ormai. E infatti, non è neanche qua. Sono mesi che non si vede. Poi anche scusa. Io voglio citare in italiano perché siamo sì? Arruffate, siamo autori, quindi okay. Parlare degli italiani, quindi il fantasy italiano migliore che ho letto quest'anno, devo dire che ne ho letti diversi che mi hanno colpito. Ho rivalutato lo Young Adult che odiavo perché ho scoperto di autrici italiane che sono Sara Simoni e Titania Blesch, bravissime. Prima odiavo, che prima o poi avremo, invece, prima o poi avremo anche su Penne Arruffate. Non è un problema del genere, ma è un problema degli autori che non sanno scrivere, invece loro sanno scrivere. Però ecco, il migliore è il quarto della saga Eternal War di Livio Gambarini. Però vabbè, io sono un insegnante di italiano, amo Dante e niente, questo ultimo romanzo non dico niente, ma tanto si chiama Inferno, quindi si capisce abbastanza su cosa è incentrato. E io piangevo come una disperata. Sì. Cioè, da dire che quell'emozione, sai quando il libro ti riempie proprio, ti colma di emozioni, di gioia, di soddisfazione, tu riesci e quindi tu dici vorresti abbracciare lo scrittore. Nel tuo caso quasi quasi potresti anche riuscirci. Infatti ma... quando l'ho incontrato questa me la devo raccontare perché ho fatto una figura quando l'ho incontrato dal vivo a Torino e gli ho detto guarda ti ringrazio, gli ho spiegato le emozioni che avevo provato e mi sono commossa con una cretina, così ti sei messa a piangere davanti a lui per il suo romanzo. Commossa davanti a lui, fantastico. Quindi. Madonna, deve essere quindi, bellissimo. Leggete la saga, è una saga che cresce perché il primo volume è stato il suo secondo romanzo, Giorgio, se sbaglio, correggimi. Sì, è vero. Il terzo, quindi era un giovane scrittore e invece il quarto proprio io vorrei scrivere così. Ok, ottimo, ottimo. Molto interessante, molto interessante. Allora, visto che Davide è uno stronzo ed è uscito già due volte, io direi Mantovani con la manina, che è Mantovani con la mano alzata. Ah, scusa, Matteo, brava Deborah, io non t'ho visto. Scusa, Matteo, vai, di pure.
Ah, volevo solo dire che quando ho sentito Deborah parlare del suo libro, quello La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, mi è venuto in mente che anche nel mattatoio numero 5 il personaggio principale, il protagonista, salta nel tempo in segmenti diversi della sua vita e quindi fornisce anche questo l'intreccio del romanzo, cioè porta visioni, episodi diversi della vita del personaggio principale in sequenze temporali scombinate. Combinate, questa è una delle caratteristiche più interessanti del romanzo. Interesting. Siete tutti un po' sulla fantascienza, però posso dire questa cosa. Non so se vi scusi di questa cosa e contento, ma sembra che la fantascienza scriva i romanzi più belli. Non so, abbiamo vinto noi. Ecco. Io ho citato anche un fantasy. Hai citato anche un fantasy, è vero. Lo hai fatto. Io non c'ero anche prima. Matteo, il tuo libro preferito dell'anno è Mattatoio numero 5. Sì. Lo so, mi vergogno, l'ho letto solo l'anno scorso. No, a me non è piaciuto, era solo per dire questo. Ma dai! Ma scusa, guarda che Matteo te lo farebbe rileggere, da come ne ha parlato lo rileggeresti se lo ascolti. È piaciuto proprio perché è rivoluzionario, rompe tutte le regole oppure per altri motivi. Perché non ti è piaciuto? Non me lo ricordo più. Ecco che Giorgia perde tutta la sua credibilità da book influencer. No, in realtà mi aveva tediato un sacco il continuo salto temporale che c'era. Cioè poi il protagonista l'avevo trovato insopportabile e non, cioè io so che c'è un significato dietro a quel libro, ok, però a livello di trama per me, cioè a me ha dato poco, quindi sì, ok, può avere tutti i significati del mondo un romanzo, però se poi a livello di banalmente di intrattenimento e di lettura mi non riesce a tenermi ancorata alle pagine, allora comunque non certo, sei una lettrice. Sei una lettrice complicata, molto bene, molto bene. È utile avere anche quelli. No, anche complicata, che non mi piacciono a volte le cose belle. Diciamo che bisogna io del capitolo, poi cosa? Il primo capitolo è incredibile, cioè è una schifezza. Poi sei l'incipit peggiore dell'universo, però dopo... Fantastico, questo è importante perché quando io lo prenderò, leggerò le prime righe e poi salterò direttamente al secondo capitolo. Grazie. Sì, non sono d'accordo. Perché non è d'accordo, vi scusi. Ascoltatevi. Non è mai d'accordo con me. Il tempo è perfetto, però... Come? Ascoltate? Ascoltate, Billy Pilgrim ha viaggiato nel tempo. Questo è l'incipit di Mattatoio numero 5 ed è molto biblico, molto biblico. Ok, va bene, allora andiamo. All'inizio era piaciuto. Sì, basta, finisco. Poi quando si inizia la discussione. Allora, Giorgia, l'unico capitolo che le è piaciuto è il primo. Va bene, siete proprio d'accordo, perfetto. Allora, adesso io direi che chiediamo a Eugene di dirci il suo, perché sono sicuro che sarà strano. Perché Eugene è molto strano. Tra l'altro, senza barba fa un po' specie. Non posso rivaleggiare con la fantascienza e il fantasy sparato fino ad adesso, io sono molto più mainstream. Poi quest'anno alti e bassi, un sacco di libri orrendi che ho dovuto pure mollare. E il più bello che mi è piaciuto, ne cito due. Il primo è questo, ed è Stephen King, Billy Summers, lo so, è veramente da supermercato, però è bello. E non è soprannaturale, quantomeno, almeno questo, rispetto a tutta la fantascienza di Mo. È eccezionale perché non è solo un romanzo, un giallo, un thriller, insomma qualcosa che ti viene attaccata alla sedia, ma è una riflessione sulla scrittura, perché il protagonista non è uno scrittore, ma lo deve diventare per arrivare alla fine della sua storia. E c'è un finale metanarrativo interessantissimo. Nulla di nuovo, cioè voglio dire, ne ha scritti 250 di romanzi, quindi è complicato scrivere qualcosa sempre e tra l'altro nella maggior parte ci sono scrittori come protagonisti. Esatto, sì, esatto. Forse è il più vicino a questo potrebbe essere Misery, ma neanche tanto, perché lui scrive per se stesso, perché lo deve fare, e poi alla fine c'è un finale, che ti ripeto, metanarrativo veramente interessante. Bello, bello fino alla fine. Il protagonista, Billy Summers, è un personaggio eccezionale. Perché all'inizio sembra che sia un mezzo strano, un po' autistico, un po' scemotto, nonostante sia un killer, e in realtà è tutta una fregatura, poi si vede dopo. Okay? Ah, interessante. Lo si capisce nelle prime 40 pagine, però è interessantissimo, su 600 insomma. E mi è piaciuto, la prova lo è, che nonostante il gatto ci abbia pisciato sopra, l'ho letto fino alla fine. Soffrendo così, con la molletta al naso. Questo è l'unico motivo a dimostrazione questa che si vede proprio l'amore per la letteratura. Esatto, non fa e per i gatti.
Il secondo libro che vi cito è Save the Cat, che ho la versione per da novel, per okay. È quella da cinema. Un libro che è game changer per quanto mi riguarda, non dice nulla di nuovo, ma lo dice bene, lo dice in maniera schematica e divertente, e insegna tante cose, belle o brutte, uno poi le devi mettere in pratica, però... Io e Deborah ci stiamo lavorando con questa cosa, diciamo, a progetti quasi top secret. Sì. No, non è più tanto top secret, dai. Non è così tanto top secret, stiamo lavorando a un progetto assieme a... il succitato Livio Gambarini, benissimo, e stiamo usando proprio Save the Cat, quindi Save interessante. Beh, è un grandissimo metodo questo, non, ti ripeto, non dice concetti nuovi, perché sono cose già risapute, qualsiasi altro libro che ti vuole insegnare sceneggiatura lo dice, però le dice in maniera diversa queste, le organizza, capito? Ti dà un metodo, secondo me, questa è la vera fortuna di questo libro. Certo, certo, ottimo. Grazie, e andiamo avanti. E voglio tenere Davide per ultimo, così impara. E quindi chiediamo a Giorgia il più bel libro letto del 2021. Allora, ma ne cito, posso citare anche due volendo, visto che ne state dicendo tutti due. Sì, è diventato da il più bel libro i libri. Sì, sì, infatti siete disciplinati. Vabbè, allora io adesso citerò un libro di cui... ti prego, tu devi sta zitto, veramente faccio altre cose. Quello l'ho letto, ne ho letti due, no, no, uno, quello, mi stavo confondendo con Geronimo Stilton. Dicevo, ecco, infatti, no, adesso hai rotto il cazzo, gioca League of Legends. Escape Book di Geronimo Stilton, grande Maurizio. Ha già tolto il microfono, sta sgridando, giustamente. L'ho piombata. Miseria. No, io non ce la posso fare perché siamo in una sola stanza, è un monolocale. Quindi sarà dura. Da quant'è che siete in quarantena? Quanto vi manca a finirla? Oh signore, benedetto. Siamo sicuri che sia una lattina di lacca. Molto bene. Beh. Basta, adesso serietà. Allora, stavo dicendo prima che infatti buon Maurizio Ferrero si è alzato e se ne stava andando mentre stavo dicendo sta cosa, perché il mio libro preferito del 2021 è stato Gideon la Nona di Tamsin Muir. Ecco, che mi che a lui non è piaciuto. No, abbiamo già avuto modo di parlare di questa cosa. Tra l'altro, anche questo è un romanzo praticamente fantascienza, perché è ambientato nello spazio. Ci sono queste 9 case a cui appartengono diversi personaggi che incontreremo all'interno del romanzo, e che si troveranno tutti a giungere sulla prima casa, convocati dall'imperatore per partecipare a una sfida e diventare i nuovi littori, cioè praticamente delle creature immortali. Parteciperanno a questa sfida innanzitutto Gideon, che dà il titolo al romanzo, e a Rourke, che è praticamente la sua acerrima nemica. Quindi dovranno cercare di ricostruire il loro rapporto all'interno di questa sfida, a cui una partecipa perché lo desidera, cioè Arrow, e l'altra perché è costretta e desiderosa di scappare dalla nona casa su cui entrambi vivono. Come i Cavalieri dello Zodiaco. No, non c'entra niente, però volevo dire i Cavalieri dello Zodiaco. E intanto ti sei frizzata, Giorgia, quindi hai detto, lei vuole scappare dalla nona casa? Dicevo, vuole scappare dalla nona casa, quindi diciamo che si trova a partecipare a questa sfida, un po' perché non ha niente di meglio da fare per sfuggire dalla nona casa, e tranne che sulla prima casa, nell'intento di diventare littrici, si troveranno di fronte a un sacco di misteri celati su questo pianeta, e dovranno fare affidamento per forza di cose l'una sull'altra per cercare di capire come barcamenarsi tra questi misteri. Ha delle tinte a volte anche un po' thriller, perché ci sono dei misteri da risolvere, però è molto bello, molto incentrato sui personaggi, come vi dicevo prima, perché nonostante loro due siano le principali protagoniste, è un romanzo ricco di tanti personaggi ben realizzati, proprio nitidi, cioè sono due per ogni casa, capite bene che per 9 case, 9 pianeti sono parecchi personaggi, e quindi il cast è molto molto ricco, ma secondo me è ben realizzato ed è uno dei punti di forza del romanzo. Non tanto il world building, cioè rimane sullo sfondo, quindi sì, fantascienza, ma perché siamo nello spazio, ma oltre a quello c'è poco, rimane
la negromanzia, che è sicuramente uno dei punti principali del romanzo, che rende l'aspetto principale del sistema magico, e poi il rapporto tra le due protagoniste, che è sicuramente l'aspetto su cui si è concentrata Tamsin Muir. Interessante. Ma è young adult? Poi ti do la parola, Deborah. No, è young adult? Young adult. No. Mi sembrava. A me è sembrato più new adult come target. Ok, Deborah, scusami. In un gruppo di Goodreads mi hanno detto che lei scrive in show don't tell. È vero, secondo te? Lo stile, come lo definiresti? Io l'ho trovato piuttosto immersivo, cioè il mondo comunque è filtrato attraverso gli occhi di Gideon, cioè anche il modo di descrivere gli altri personaggi nel momento in cui li si incontra, la percezione che ha lei del mondo, si nota che è sua, della sua personalità, quindi anche il filtro del personaggio secondo me è ben realizzato. Non è uno show perfetto, ok, però è sicuramente più vicino allo show che al tell, assolutamente. Non ci sono spiegoni, infatti una cosa che un sacco di persone hanno avuto da ridire su questo romanzo è che non si capisce niente, ma perché secondo me sono troppo abituati a le pagine di spiegoni che ti dicono com'è il sistema magico, com'è il mondo, eccetera, mentre invece qui capisci proprio all'interno dei vari atti della storia come funzionano le cose, qual è il contesto in cui sono situati i personaggi, come è sviluppata la negromanzia e quali sono i loro obiettivi, quindi è tutto da scoprire come dovrebbe essere alla fine all'interno di un certo romanzo ben scritto in show. Invece diciamo che alcune persone si sono trovate confuse, secondo me, proprio da questo, perché manca qualcuno che gli dia la manina e gli spieghi come funzioni il tutto. Beh, certo, mi hai convinto. Maurizio Ferrero. No, in realtà io e Giorgio abbiamo già discusso di questo romanzo, quindi dirò solamente due cose. Lei ha detto che i personaggi, tutti quelli che vengono descritti, sono memorabili, rimangono impressi. Io sono del parere esattamente opposto, ovvero è stato il primo romanzo che ho letto nel 2021, mi ricordo le due protagoniste e Dulcinea. Gli altri personaggi sono delle macchie indistinte, me li ricordo solo come dei tizi vestiti da goticoni messi lì sullo sfondo. Non è vero? Giorgia, tu cosa ne pensi? Cioè, tu dici che ti rimangono impressi, parli dei protagonisti o in generale di tutti? No, beh, allora, sicuramente le protagoniste sono quelle più memorabili in assoluto e sono ben tratteggiate. Secondo me, rispetto a quello che si fa di solito, rispetto a dei romanzi con così tanti personaggi, è stato fatto un ottimo lavoro. Io mi ricordo la maggior parte dei personaggi in maniera molto nitida, che è una cosa che di solito non mi accade, e ho avuto lo stesso feedback anche da altre persone. Quindi, cioè, lì penso dipenda anche, cioè, così come ci sono i lettori che dicono non ci ho capito niente, ci saranno anche i lettori che dicono a me non sono rimasti impressi i personaggi. Quindi Ferrero a torto e basta. No, è interessante come cosa. Scriveteci sotto nei commenti se l'avete letto e cosa ne pensate, perché qua abbiamo una diatriba aperta. Ragazzi, abbiamo di tutti quelli che abbiamo citato. Di tutti quello che abbiamo citato, bravissima, esatto. Si dice cosa ne avete pensato. Curiosità. Allora, eccoci qua con la cosa scombinata, perché abbiamo dovuto ricominciare. Mancava Davide. Davide, voglio sapere qual è stato il tuo libro più bello letto nel 2021. Beh, visto che adesso il trend è quello di citare due libri, io ne cito due, molto rapidamente. Anche te, vada. E visto che sono un rompipalle e tutti parlano di fantascienza, di fantasy, io cambio completamente sponda e mi butto sul genere che ultimamente sto leggendo di più, che è quello del noir, del giallo, diciamo così. Vorrei citare due autori che sono, guarda caso, stranieri. Mi spiace, però io francamente almeno quest'anno non sono riuscito a trovare autori, diciamo, italiani degni di essere citati. Insomma, se ci buttiamo sul passato ci sono sempre i soliti Camilleri, che sono dei monumenti, però di gente che ha pubblicato recentemente non ho trovato niente di interessante, quindi ne cito due stranieri. Comincerei con uno che il mio buon valletto Nesler mi può presentare qui. Eccomi, signore, perché... Ecco il valletto, aspetta, questo, perché me l'ha prestato, è scritto il contrario perché ho la videocamera invertita, capito? Però c'è scritto l'ultima volta, me l'ha prestato, l'ho letto anch'io. Esatto, l'ho letto anch'io perché mi era piaciuto talmente tanto che ho detto questo lo devi leggere. Ovviamente me l'ha distrutto, diciamo, non completamente, però insomma è non stato completamente. Ma non mi aspettavo
No, no, in realtà no, è stato anche abbastanza clemente, dai. No, a me è piaciuto molto, lui è un autore scozzese, che tra l'altro è anche un giornalista, però ha una cosa fresca, anche diciamo la costruzione della storia è abbastanza lineare. Quello che ha piaciuto molto è chiaramente una prosa ricca di dettagli, poi ambientata a Edimburgo, che io un po' conosco. Si respira l'atmosfera ventosa, diciamo, è anche un po' climaticamente ostile di quella città, quindi l'ho apprezzato anche per questo. Una storia che mi è rimasta, quindi insomma mi ha lasciato un buon sapore alla fine, che comunque mi fa pensare che il libro tutto sommato fosse scritto piuttosto bene. È un autore che non conoscevo, quindi per me probabilmente il più bello che ho letto nel 2021, e quindi io lo consiglio a chi ama il genere. Ho letto un altro suo testo, secondo me non è all'altezza di quest'ultimo, è un libro un po' strano, come potrà confermare Bonnese, perché insomma comincia quasi come un mainstream e poi si trasforma in un thriller, sì, insomma, fino al climax finale. È edito da questa piccola casa editrice che seleziona, diciamo, autori stranieri, anche italiani, ma anche stranieri un po' particolari, quindi... Tra l'altro l'ho scoperto alla Fiera del Libro di Torino, per caso, e devo dire che insomma è una bella sorpresa. Il secondo che invece voglio citare molto rapidamente è questo qui, è Martin Suter, Almen, il diamante rosa, che in realtà è una di una serie di, diciamo, di romanzi su questo personaggio che è Almen, che è appunto un investigatore privato. Ora, non è proprio, diciamo... Non è che scrive immersivo, però ha una prosa molto, molto secca, molto, molto diretta e quasi cinematografica, direi. Infatti lui è anche uno sceneggiatore e in questo si vede molto bene, cioè, nella prosa che utilizza questa sua diciamo, deformazione professionale. Mi è piaciuto molto il personaggio, che è un personaggio un po' bohemien, una sorta di nobile decaduto che si mette un po', diciamo, per forza di cose a fare l'investigatore privato perché deve mangiare, ed è anche un po' diciamo, un pasticcione, perché quello non è il suo mestiere, un godereccio che per secondare le sue voglie, diciamo, di vita, finisce sempre per combinarne una. L'ho trovato interessante, un personaggio più che la storia in sé, è proprio il personaggio, abbastanza originale, perché poi lui si occupa di arte, quindi di furti d'arte, e anche questo tema, diciamo, mi sta a cuore, perché insomma... Come mai ti sta a cuore questo tema? Scusa Davide, come mai ti sta a cuore questo tema? Beh, mi sta a cuore perché è il tema del romanzo che sto scrivendo. Ma dai! Apposta... Sì, l'ho scoperto dopo, insomma, qualcuno mi ha anticipato di diversi anni... però vabbè, insomma, il mio personaggio ha tutta un'altra storia comunque. Ah, però, quindi dovremmo leggere il tuo libro lo stesso, anche se qualcuno l'ha già scritto. Assolutamente sì. Ah. Esatto. Beh, ma con no, questo no, di. Finisci, no, perché stavo usando il tuo assist per introdurre il secondo argomento della puntata. Sì, no, però finisci pure. Sì, no, questo autore è un autore svizzero che giustamente, mi scusi, una volta mi ha fatto la battuta, ma perché gli svizzeri scrivono? E qua si dimostra che, mi scusi, è un razzista di merda. No, è che sono in quattro, no, gli svizzeri, ma, uno scrive. In effetti è, diciamo... Esatto. Io diciamo, lo paragono un po' ai personaggi di Camilleri, nel senso che anche in questo caso qui, ora non me ne vogliono diciamo, i patiti di Camilleri, però anche in questo caso parliamo di personaggi dove evocativi, dove si respira molto saporiti, dove c'è molta atmosfera, molti odori, molti sapori, e quindi ricordato un po', diciamo, Camilleri, il Camilleri svizzero lo definirei io, che è tutto dire, quindi insomma... per chi ama il genere io lo consiglio, in particolare questo qua, perché non tutti sono belli come questo è il secondo della serie, altri devo dire non sono così riusciti. Puoi dire il titolo? Puoi dire il titolo? Che di titolo, dai, poi c'è già, vuole dire una allora, cosa è Almen e il diamante, e il rosa. Diamante rosa, perfetto. Giorgia, di pure se avevi qualcosa da dire. Tu hai alzato no, la mano, semplicemente la mia posa pensiera, ti grattavi l'orecchio da Pikachu. Ho capito. Esatto, sì, un po'. Scusa, così. Pensavo volessi andare in bagno. Ok. Allora, Davide, mi dà l'occasione di chiedervi
che cosa avete in previsione a livello scrittorio, naturalmente dei cazzi vostri non ce ne frega niente, a livello scrittorio che cosa avete in previsione, se state lavorando, se avete qualcosa in ballo nel 2022, ragazzi. Allora io comincerei da, mi ricordo chi avevo dato la parola per prima, a Matteo, forse, Matteo, cosa ci dici tu? Piacerebbe tanto scrivere un romanzo, ne ho già scritti 4, ma sono dentro Saltelli, il tuo audio saltella, quindi ogni tanto ti chiederò di ripetere quello che non si capisce. Stanno dentro, okay, dove ho scritto 4 romanzi, sì? Che sono nell'hard disk, nel cassetto, ah, okay, digitale virtuale, quindi non voglio parlarne. Mi piacerebbe tanto scriverne uno scritto bene, magari con il bagaglio di questo anno e mezzo. Ma certo, il 2022 è il tuo anno, fidati. Hai già scelto il genere? Scienza, varà. Ah, ecco, vedi. Vi scusi, ti dice che è il genere che va per la maggiore. Ma io vi scusi, oh, i soci ormai, ma ho pubblicato un raccontino e quindi è una cosa che magari potrò sfruttare, visto che un pochettino si riallaccia a quel racconto di l'idea che avevo per il su Specularia. Sì, dai, è stato bello. Bravo. Un regalo di Natale, mi ha fatto un bel regalo di Natale. Vedi, con quella faccia lì, guardalo mentre gli altri parlano, se voi guardate vi scusi che faccia che c'ha, proprio sembra cattivissimo, cazzo. Ho capito. Quindi è stato un battesimo del fuoco, e piccolo passo, proprio sono gli inizissimi, e ho iniziato così. Beh, insomma, inizissimi, diciamo, sei bravo, è tanto che studi, e vi scusi se sta pubblicato, lui si sa che è cattivo, quindi vuol dire che, insomma, tanto all'inizio non sei. Beh, dai, non lo so, penso di essere abbastanza all'inizio rispetto a voi di sicuro, poi chi lo sa, magari. Ma sì, speriamo, guarda, che il 2022 porti bene, dai, quindi sì, ho questo. Bravissimo. Adesso Maurizio Bertino non c'è, però cazzo, voglio anch'io vincere una edizione di Minuti Contati. Salutiamo Maurizio Bertino, che ha il Covid anche lui, poveraccio, insieme a Luca Fagiolo e a Polly Russell, tutti col Covid. L'unica no, che... non ha il Covid, ha fatto il test. Ah, bravo, hai ragione, l'ha fatto oggi e ha scoperto che non ce l'ha, solo un'influenza maledetta che lo prostra, giusto? Banale, vecchio, ecco perché lo chiamano l'antico, vedi? Neanche aggiornato con le malattie, Dio buono. Va bene, ok, allora, a chi è che posso chiedere, a chi è che chiedo? Deborah, chiedo a Deborah che cosa è in previsione nel 2022 a livello scrittorio. Dunque, concludere un certo progetto che annunceremo con calma e tempi giusti in amica con Nesler, e poi allora finire la documentazione per il mio romanzo, perché ho deciso di scrivere un romanzo storico, mannaggia quando mi è venuto in mente, che pessima idea, e quindi niente, scrivere un romanzo storico significa studiare un sacco di roba. Allora, principio, qualsiasi genere si scrive bisogna studiare un sacco di roba, cioè, diciamolo, nessuno deve mettersi a scrivere senza sapere quello che sta facendo, cioè, bravissima, sì. Però il romanzo storico richiede ancora più studio, perché devi portare le persone in un tempo diverso, indietro nel tempo, comunque in genere, cioè i generi, se mi vengono adesso, se ci penso, non mi viene in mente un genere in cui non devi studiare un sacco di roba, forse la fantascienza. Comunque, anche, no? La documentazione assolutamente. Poi vediamo, spero di scalettare anche, ma non lo so. Nel 2022 tu speri di scalettare? Cioè, lo porterai bene alla nascita questo romanzo nel 2022? Guarda che è appena iniziato. Lo so, ma su... che io ho iniziato a studiare ad agosto. Ma appunto, il 2022 è appena iniziato, tempo ne hai, su via. Qual è, che epoca hai scelto? Io lo so, ma... È l'epoca romana. Fine della Repubblica, inizio dell'Impero, e si collega con un evento della mia città. Io vivo a Perugia, è un evento che è accaduto, che non dico, vedremo. Ci sarà una storia. Anche questo. Ci sarà una storia d'amore. Ci sarà una storia d'amore. Sì. Brava. Matteo, nel tuo c'è una storia d'amore. Brava, mettici la storia. Ce la metto. Brava. E ci sarà una protagonista femminile
che vale la pena, perché Giorgio diceva: per favore, non mettetemi romanzi storici, le donne che non valgono un cazzo. E invece ho scovato una figura storica fantastica da questo punto. Bene, bene, molto interessante, brava. Matteo, non ti ho chiesto questo, non ti ho chiesto se il tuo progetto hai già delle linee guida, che hai cose in mente oppure no? Sì, sì, ho scritto una scaletta. Ah, già, bravo. Ma puoi dirci di cosa parla vagamente? Scusa Deborah, ma mi ero dimenticato, pensavo che Matteo ne parlasse in maniera vaga, come dire, mi piacerebbe scrivere un libro, invece il suo libro c'è già. Beh, l'idea mi va avanti da un po', e solamente ultimamente l'ho messa in una scaletta mettendo giù bene le idee. Poi il problema è che le idee vengono mai in un momento solo, quindi mi annoto sempre. Ah, certo, è così che va. Capita e dopo, insomma... C'è una storia d'amore? C'è una storia di... un romanzo di fantascienza che gira intorno a una storia d'amore. Perfetto, cazzo, così si fa! Scusatemi, mi è anche saltata la webcam. Ok, perfetto, grazie, ottimo. Deborah, volevi aggiungere qualcosa? Scusate, sono un moderatore di merda. No, io è questo. Cioè, ok, perfetto. Portare a compimento la fase 1 e magari avvicinarsi alla fase 2, che sarebbe scaletta pitch. Ma dai, smettila, che lo... ma va là che lo finisci, ma va là che lo finisci. Okay. Sì, ma io faccio un obiettivo... medio, no? Così sì. Poi dopo se lo supero alla fine dell'anno vedo, sono passatissima. Sono brava perché ho finito di studiare nel 2022. Ok, allora adesso chiediamo a Maurizio Ferrero invece le sue prossime cose. Ma allora, ho appena finito di scrivere la prima stesura di un racconto su commissione che dovrebbe venire pubblicato quest'anno, non so assolutamente quando, quindi... Ed è una cosa di cui ancora non si può parlare, quindi... Quindi tu ne stai parlando per farti un dispetto da solo. Per farmi un dispetto da solo, esattamente. E buoni propositi per il 2022, spero di riuscire a pubblicare il romanzo che ho scritto nel 2020 ormai. Mm-hmm. Uh-huh. Spero di riuscire a trovargli una collocazione, che questo sia l'anno buono. Ed è un romanzo super gore, super violento, giusto? Di più, vedi, perché io lo so queste cose. Più è un post-apocalittico splatter punk ispirato ai film slasher anni 70 e 80. Ah, roba tosta. E vedremo se troverà collocazione. Vedremo. Non hai nulla da dirci in proposito? Non hai qualche cosa, tipo, che ne so, qualche segreto nel cassetto, qualche aspettativa? Ma in realtà no, non ancora. Sono in fase di piacevole attesa, diciamo così. Ah, vabbè, finché è piacevole, a me mi snervano, ma benissimo. E al di là di quello, visto che io ho questa fantastica cosa che scrivo scalette di romanzi, mi diverto un sacco a scriverle, poi arrivo alla fine e dico, ok, ho finito la scaletta, ma mo devo anche scrivere il romanzo, ma... Perché due coglioni, non c'ho voglia. Quindi in realtà ho lì un paio di scalette di romanzi, spero di riuscire almeno di iniziarne uno quest'anno. Fai collezioni di scalette. Potresti darle a qualcun altro che magari non sa cosa scrivere, e così si fa un buon sodalizio. Ok, ottimo, interessante. E tu hai anche pubblicato qualcosa, dei racconti quest'anno, giusto? Sì, allora ho pubblicato 3 racconti in 3 antologie, che sono 2 di Mosca Bianca, che sono Hortus Mirabilis e Human Slash, la terza invece è stata edita da Ignoranza Eroica e Lettere Elettriche ed è Manifesto. E dopodiché ho pubblicato una mia antologia personale con Delos Digital sulla collana di Italian Heroic Fantasy, che è Gemme Boccali, una serie di racconti fantasy, sword and sorcery, legati dallo stesso protagonista, un mezz'orco beone e imbecille, fondamentalmente, che si caccia in situazioni di merda, una serie di racconti che dovrebbero essere fantasy, ma in realtà sembrano più racconti di Bukowski per certe cose. Vedi che vai da forte nei racconti, l'ho detto io. Benone, adesso chi è che devo chiedere? Devo chiedere vi scusi, ragazzi. E Davide sparisce, quando io nomino vi scusi, Davide se ne va.
Allora, Andrea, tu che cos'hai invece in coso nel 2021? Ci avrai un sacco di roba. Adesso ti do 2 minuti, sennò tu chissà quanto ci tiri qua. No, allora, in realtà non progetto di scrivere niente da capo. Dovrebbe uscire un mio romanzo, uno young adult, con un editore, insomma, diciamo... Anche tu ti sei dato allo young adult? Io sono nato con lo young adult. Ah, sì! Poi ho voluto esplorare altri territori, ma adesso torno a casa. Al tuo primo amore. Esatto, non so di preciso quando uscirà, dovremo iniziare credo la revisione penso questo mese, quindi non ho date precise, no, ovviamente non posso dire ancora niente perché non certo. È pubblica la cosa, quindi non se ne può parlare perché è il quarto segreto di Fatima, quindi ecco, comunque è prevista questa uscita, al di là quindi del lavoro da fare su questo non credo che mi concentrerò su niente in particolare, magari qualche raccontino può scappare, un proposito che mi ero fatto invece era quello di provare a scrivere una sceneggiatura, cioè adattare un mio racconto come sceneggiatura, non perché penso di poterlo far diventare un film o una serie, ma perché voglio proprio provare la scrittura di sceneggiatura e quindi interessante. Voglio, insomma, fare questi esercizi. Bello, bello, bravo, buona apertura, sì sì, se vuoi fare i soldi devi fare così, sì. E tu vuoi fare i soldi, ti piacciono i soldi, E su Story Doctor hai qualche previsione, hai qualche cosa in serbo per noi? Ma no, non nel ti vuoi sbilanciare? No, è che non ho fatto nessun programma assolutamente di niente. l'unica cosa, mi estenderò su altri canali, ma devo comprare il telefono nuovo perché sennò non mi regge l'app di TikTok. E a parte quello, no, insomma, continuo con quello che sto facendo e poi... intanto proverò qualcosa di nuovo e poi si vedrà la risposta, però insomma, ottimo. Non ci sono previsioni già fissati. Ottimo, ottimo. Allora adesso io devo chiedere, se non sbaglio, Eugene e poi alla Giorgia e poi come ultimo sempre Davide. Vai Eugene, tu stai facendo? Allora sì, ho in ballo un progetto che è in fase di addirittura d'arrivo, di cui ancora non posso discutere di niente. Ma dai, ma tutti i piedi segreti, ma che cosa vi invito a fare? Se non potete dire niente, disgraziati. La Giorgia può dire qualcosa, scusa un attimo Eugene, tu Giorgia poi puoi dire qualcosa o sei anche tu tenuta a segreto? Sì, no, adesso dopo mesi di silenzio posso parlare. Per fortuna, almeno tu puoi parlare. Lei sta alla fine del silenzio, io sto iniziando adesso, ho appena fatto il voto. Beh, ma dici qualcosa, cosa vuol dire sta roba, che hai un contratto vero? Vero no, sono in contatto, questo sì, con molto interesse. Interessante. Per un romanzo che hai scritto, si può dire questa cosa oppure no? Sì. Allora vedi che le devo dire io le cose che puoi dire tu, no, scusa. No, che ne so, non so fino a che punto mi posso scrivere, io che scelto. Puoi dire il genere, puoi dire qualcosa. Come stai? No, non dico niente. Sto per finire l'ultimo capitolo, vedete, finito il romanzo. Ok, figo, figo. Sì. Nel 2002, se non stessi 18 ore al giorno in ospedale sarebbe tutto più facile. In effetti non hai tutti i torti, il tempo è poco. Comunque, a parte questo, ho poi un altro, come dice, contatto, chiamiamolo così, sì, devo iniziare a lavorare con un'altra persona con cui ho avuto modo di interfacciarmi già diverse volte, marzo, questo qua. Poi si vedrà. Sempre su un progetto vivere. Scrittorio, sì, tipo romanzo? Che già ho scritto, è un romanzo breve questo, sono 70.000 parole che dobbiamo allungare un po' per farlo diventare più appetibile e poi vedere come... Bravo, vedi? Madonna, che bravi che siete. Ottimo, interessante, ti terremo d'occhio, ce lo dirai nel corso del 2022, no, appena avrai... alcuna intenzione di fare. Quando potrai dire qualcosa, santo cielo, Ma che gente, cazzarola. Taglia proprio. Giorgia, tocca a te. Dici tutto. Beh, insomma, il mio non è più un segreto. Finalmente. Sto scrivendo un romanzo contrattualizzato con Acheron Books. È un fantasy con forte ispirazione della mitologia greca, però... più fantasy, non è un retelling del mito. Ah, ok. E niente, al momento sono proprio nella fase di primissima stesura con annesse bastonate dell'editor. Stiamo procedendo praticamente con scrittura del capitolo,
prima sua editata bastonata e via così con correzione in corso d'opera degli errori, per poi andare con una fase di editing, si spera più sciolto, con la seconda stesura. Quindi insomma è proprio nella fase iniziale, bella di scoperta. Posso chiederti due cose? Eccole qua, due. Allora, una è, ti viene fatto l'editing sulla prima stesura e tu lo correggi subito o lo accantoni? No, allora, è più un cercare di tarare i capitoli successivi in base agli errori fatti in precedenza, cioè evitare di ripeterli continuando, così che appunto ci siano meno cose da correggere. Però non ho intenzione di revisionare subito, cioè mi segno le cose una lettura proprio intensa e poi mi segno le cose principali per evitare di commettere gli stessi stupidi errorini. Chiaro, chiaro. La seconda cosa è, a che capitolo sei? Al quarto. Wow. Quindi proprio all'inizio. Figo, figo. Sai già quanti ne avrà? In teoria 33. Ok, ok. Molto interessante. Molto interessante, molto interessante. E quindi nel 2022 probabilmente vedremo questo tuo romanzo portato alla luce. In teoria sì. Yeah! Hai qualche novità su Passione Retorica? No, in realtà quello procede sempre tutto regolare, ormai... i soliti contenuti. Quella ormai è roba ben rodata che va avanti così. Sì, sì. Molto interessante, molto bene. Davide, te hai qualcosa da dirci? Beh, io sto, come già anticipato, sto già buttando giù il mio romanzo, sono praticamente un terzo nella fase di seconda stesura, se vogliamo. Chiaramente sono un po' in difficoltà, nel senso che il tempo manca costantemente, tant'è che sto cominciando a sperimentare la levataccia la mattina un po' prima. Levataccia si fa per dire, cioè mi alzo una mezz'oretta prima di quanto dovrei, perché tra il lavoro e la famiglia faccio molta fatica a concentrarmi, quindi diciamo spesso e volentieri riecheggiano bestemmie a casa mia, e proprio perché non riesco a scrivere e soprattutto non riesco a concentrarmi. Ma finché ti passi la mattinata a bestemmiare, cosa vuoi scrivere? No, mi alzo la mattina per non bestemmiare poi durante tutto il giorno. Ma funziona sta cosa? Funziona, dimmi. Devo dire che ora ero in ferie, quindi non ho avuto, diciamo, la necessità di fare le levatacce, perché riuscivo comunque a ritagliarmi del tempo anche durante il giorno per scrivere. L'ho provato un paio di volte e devo dire che perlomeno a livello di efficienza di scrittura va molto meglio. Cioè, io non sono uno che ama alzarsi presto la mattina, che sia chiaro, quindi per me è comunque una fatica. Però se vado a dormire a un orario decente, che significa entro le 11, riesco ad alzarmi una mezz'ora prima, e devo dire che nel silenzio, con la mente fresca e tutto quanto, effettivamente trovo dei benefici nel concentrarmi a scrivere. Proviamo a vedere se questa cosa riesco a dare un po' un passo più spedito alla stesura, perché insomma vorrei andare avanti. Spero a questo punto che entro la metà dell'anno io riesca a concludere il romanzo e a inviare le prime, insomma. Ragazzi, la metà dell'anno, ma anche a te lo dico, 2022 è appena cominciato, su, dai, a febbraio l'avrai finito. Ma hai già individuato la casa editrice a cui vorresti mandarli? Cioè, le case editrici a cui vorresti mandarlo? Qualcuna l'ho individuata, poi bisogna capire se effettivamente sono papabili, però ne ho trovate particolari un paio, medio piccole, che mi piace come lavorano, perché ho approfondito un po', insomma, anche ho avuto modo anche di contattarle durante la visita alla fiera di Torino, di visitare lo stand più che altro. Non ho parlato veramente di un possibile romanzo, ero curioso di capire come insomma, con chi interfacciarmi. Certo, erano simpatici e ho deciso che glielo mandi. Bravo, esatto. Ecco. Ne ho trovate un paio. Sicuramente, diciamo, questo è un aspetto che non ho ancora approfondito bene, però ho già fatto una selezione di case editrici. Certo, era una domanda così mia. Sì, era una domanda è una domanda legittima. Hai visto? Beh, ragazzi, io ho chiesto tutto quello che... C'è Mantoani con la mano alzata. Ah, ma è una mano alzata quello o è da prima? No, ok, vai, scusa Matteo. Vogliamo sapere i tuoi libri e i tuoi progetti, però hai 3 minuti. Così, ho deciso io.
Però prima c'è Matteo che parla. Certo, certo, vai Matteo, intanto mi invento qualcosa. Avevo una domanda per Giorgia in realtà, volevo sapere se il tuo progetto con Acheron, visto che gli stai proponendo di volta in volta un capitolo senza avergli mostrato tutto il romanzo, stavo chiedendomi com'è possibile che una casa editrice accetti un romanzo senza neanche avere avuto un assaggio della prima stesura o almeno dell'idea. Non è andata propriamente così, nel senso che c'è stata tutta una fase precedente di dialogo tra me e Acheron, ho mostrato ovviamente tutta la scaletta, abbiamo parlato dell'idea, c'è stata proprio revisione su idea, scaletta e tutto il resto, quindi una volta approvato quella che è stata comunque già modificata, siamo passati alla fase di prima stesura, ho aspettato il via libera prima sotto questo punto di vista e poi adesso finalmente. È una cosa che fanno loro questa, cioè tu vai lì e li conosci e dopo gli proponi un'idea di base e dopo gli mandi la scaletta, oppure allora... è perché ti conoscono? Loro in generale lavorano proprio con l'idea, cioè preferiscono lavorare con l'idea, poi se il romanzo è già scritto e comunque gli piace non è che lo lanciano via, insomma, però preferiscono partire da questo presupposto perché gli permette di fare il lavoro che sto facendo io con loro, cioè di proprio lavoro sull'idea di base, di modifica. È un approccio figo per quello che chiedevano. Sì, mi sta piacendo molto, infatti sono proprio contenta. E loro l'hanno trovata attraverso uno dei loro sistemi di scouting, giusto Giorgia? Sì, io avevo già mandato loro la mia idea di romanzo ed è successo tutto praticamente in contemporanea con la nascita dell'idea di Picnado. In quel momento loro hanno detto puoi partecipare a Picnado e ho partecipato ed è andata bene, insomma. Ecco, interessante, sì, brava. Però... di persona, non puoi mandarglielo, devi darglielo di persona perché sono un pochettino di quell'impostazione là, se non sbaglio. Allora, quando c'erano appunto le fiere, quando non c'era la situazione Covid, loro prediligevano questo approccio. Adesso invece tutta la parte di selezione delle opere avviene tramite Picnado, che per il momento è un programma che c'è ogni tipo 6 mesi, hanno fatto 2 edizioni, una a maggio-giugno e l'altra adesso a novembre-dicembre, quindi insomma 2 all'anno, adesso non so quando faranno la prossima, però al momento lo scouting avviene così e basta. Ecco, interessante. Non avevo visto la prima, ho visto questa di adesso che c'era Maurizio, però mi sono perso la prima, quindi... Sì, io ho partecipato alla prima. Va bene, grazie mille. Niente. Maurizio scrive cose troppo violente per chiunque, quindi se siete interessati a leggere roba violenta di Maurizio fate una petizione, scrivetelo nei commenti, viva la violenza, e lui vi farà leggere le sue cose. Che dire, allora io ho scritto un romanzo storico su Niccolò Cusano, sto aspettando notizie, non posso dire niente perché non ho voglia di dirlo, no, insomma, sto aspettando notizie, sto collaborando con Deborah a un progetto che vedrà la luce probabilmente in estate, però non si dice niente, neanche lì, non so mai cosa dire, vedete che anch'io ho i segreti, e poi però c'è una cosa che... sicuramente nel 2022, ma già in gennaio mi piacerebbe, sto per aprire anch'io un canale dove parlerò di scrittura su YouTube e quindi ci saranno delle grosse novità e insomma sorpresa! Mi rendi felice, sono molto orgogliosa. Grazie, staremo a vedere. Darai buca a questo canale qui. No, spero di no, spero di no. Però, come insomma... spero di no? No, assolutamente no, nel senso che se divento ricco dopo domani vi saluto sicuramente. Devi minimo arrivare alla fine del libro della tua scrittrice preferita. Esatto. Quello me lo do come compito. Tra l'altro oggi niente spuntini, siamo andati molto lunghi, ma dalla prossima ci saranno un sacco di spuntini, tra l'altro anche voi in redazione ne state trovando un sacco, è una cosa bellissima. Io vorrei tanto che fare... è bellissima perché vuol dire che leggiamo un sacco di libri. Beh, ma io questa cosa mi... questa, finché li leggete voi io sono felicissimo. Ecco, dai, quindi avremo anche dal punto di vista delle penne ruffate avremo qualche novità, continueremo ospiti, cose, abbiamo un sacco di teste a lavoro, quindi sono sicuro che ne vedremo delle belle e un sacco di novità.
Io ragazzi vi ringrazio un sacco, è stata una bella puntata, speriamo che sia stata di ispirazione a molti, perché è bello trovarsi, no? Tutti quanti con lo stesso, con gli stessi temi, le stesse cose, parlarne. Vi invito a tornare magari meno numerosi prossimamente, ma anche così numerosi, chissà quando ci saranno le occasioni, mi è piaciuta molto sta cosa. Voi cosa dite? Tutti in coro. Bello. Ma sì, la faccia di Ti Scusi racconta tutto. Ti Scusi tra l'altro che lui che va. Benone. Oh ragazzi, grazie mille, dai, è stato bello, buon 2022 a tutti, a presto a tutti quanti e buon tutto. Ciao. 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 Baci. Ciao.